Però Carlo dovrebbe aver raggiunto il secondo ospite della serata, giusto? Sì, allora abbiamo in diretta telefonica mister Gabriele Lazzarini, mister del Pisa Sporting Club. Salve mister, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Allora, partita maledetta, come abbiamo detto anche nel dopogara lì a San Giuliano, partita in cui il Pisa Sporting Club ha dominato e ha guidato i giochi in campo per gli interi 90 minuti di gioco, anche se poi per un quarto d'ora e un paio, diciamo, il primo gol nato da un errore in fase di impostazione del Pisa Sporting Club, il secondo invece su un'azione e su una bella conclusione di Pizarro, insomma un 2-0 secco che ha messo sotto il Pisa Sporting Club, che poi è riuscito anche a reagire e è tornato nel finale mettendo in gol il rigore di Rigucci e rischiando anche di andare a pareggiare. Che partita è stata e soprattutto come stanno i ragazzi dopo questa sconfitta che forse non ci voleva all'alba del big match di domenica a Pistoia? Sì, una partita maledetta, come hai detto te, perché insomma creare 14-15 palle gol non è da tutte le gare, ecco, forse abbiamo fatto anche per assurdo la migliore per il campionato domenica, però nel calcio ci vogliono i fatti, noi domenica i fatti non l'abbiamo fatti, però come ho detto oggi ai ragazzi sono contento della prestazione, perché se giochiamo così difficilmente riusciamo a sbagliare tutto quello che abbiamo sbagliato domenica, ecco. Perciò sono sereno e tranquillo, come sono sereni e tranquilli i ragazzi, consapevoli di aver dato il massimo sotto il profilo dell'impegno, della volontà, dello spirito e del cuore. Ecco, questo è una cosa molto importante, poi nel calcio si sa, nel calcio se non le butti dentro poi dopo alla fine rischi anche di perderla, però insomma obiettivamente domenica non ho da imputare niente ai ragazzi perché abbiamo fatto una grande partita. Ecco. Oggi siete tornati in campo, come ha trovato la squadra, che non me l'ha detto? No, la squadra siamo tranquilli, nel senso perché il calcio sappiamo, chi gioca a calcio, chi opera, chi fa questo lavoro lo sa che il calcio non fa 2 più 2 non fa 4, certo. A volte fa 3, a volte fa 5, perciò siamo consapevoli di star bene fisicamente, di star bene mentalmente, abbiamo perso, ci tenevamo di andare a Pistoia alla pari, purtroppo così non è successo, andremo a Pistoia a meno 3, cioè, ma però... i nostri obiettivi non cambiano, nel senso assolutamente, anzi siamo consapevoli di affrontare una partita difficile come se lo sarebbe stata se si fosse vinto col Forte Marmi, perciò domenica è finito il campionato, assolutamente. Allora, il Pisa Sporting Club dopo 10 giornate ha incontrato ben 4 un attimo, no, che ci sono dei problemi tecnici, problemi perché allora, abbiamo incontrato ben 4 delle prime 6 squadre in testa al girone, Castel Fiorentino, Massese, Pro Livorno 2 volte in Coppa e il Pietrasanta Marina una volta in campionato e 2 volte in Coppa. A questo punto manca solamente la Pistoiese. Di queste 4 squadre che il Pisa Sporting Club ha incontrato e che voi avete incontrato, come diciamo un giudizio a parte di mister Lazzarini su quali potranno essere quelle che lotteranno fino in fondo? No, penso che Pietrasanta e la Pro Livorno abbiano qualcosa in più rispetto a quello che abbiamo incontrato fino adesso, ecco. Pietrasanta ha fatto una buona impressione sia in Coppa che in campionato, la Pro Livorno l'abbiamo eliminata in Coppa, però ma abbiamo fatto una buona impressione, ecco. Perciò penso che siano queste le squadre da temere, ecco. Allora, nel frattempo siamo riusciti a contattare il mister della Pistoiese Agostiniani. Buonasera mister! Buonasera a tutti voi. Salve, allora, anticipatamente la partita di domenica. Eh sì, perché dall'altra parte del citofono invece trova mister Lazzarini. Allora, intanto se voi mi potete salutare, poi magari ci può parlare un po' della situazione laggiù a Pistoia, che situazione sta attraversando la Pistoiese. Ciao, buonasera mister. Buonasera. La Pistoiese sta attraversando, sicuramente siamo contenti della partenza che abbiamo fatto. Finalmente domenica rigiochiamo a casa dopo 10 partite, quindi per noi sarà un motivo in più per cercare di far bene, però sappiamo insomma che di fronte abbiamo una squadra forte come la nostra, quindi mi immagino e spero sinceramente in una grande partita. Ancora una domanda per Agostiniani, 6 partite, 6 vittorie, poi è arrivato il primo pareggio e una sconfitta e poi chiaramente altre 2 nuove vittorie. Che cosa è successo in quel momento? È stato solamente la forza dell'avversario o forse la Pistoiese ha pagato anche un po', diciamo, dal punto di vista atletico? No, sicuramente no, io penso che, come dico sempre, per la legge dei grandi numeri, secondo me è possibile vincere sempre. Noi abbiamo fatto 6 vittorie.
poi abbiamo trovato una partita col Castel Fiorentino che sinceramente meritavamo di vincere, insomma la 7-3-6 dove loro hanno fatto secondo me una grande partita, e poi abbiamo rifatto due vittorie, ma insomma voglio dire ci presentiamo alla 10ª giornata con 25 punti più 5 media inglese, insomma penso che insomma è impensabile di poter vincere 30 partite, insomma, quindi diciamo che secondo me non c'è stato nessun calo, ma una cosa fisiologica che può succedere nell'arco di 10 partite. Io ho visto le immagini del Pisa che sicuramente domenica non meritava di perdere, quindi nel calcio purtroppo a volte succede anche questo, però insomma penso che per ora sia per noi che per loro per ora un grande campionato. E adesso faccio una domanda un po' a tutti e due, magari cominciando da mister Lazzarini. Sarà un campionato questo che vedrà le vostre due squadre come assolute protagoniste, oppure pensate che Pietrasanta Marina, Pro Livorno, ma io ci metterei anche la Massese, possono insidiarvi fino all'ultima giornata di questo campionato, di questa regular season? Io penso che il discorso è rivolto alla più stevese forse, nel senso che secondo me ci sono quattro squadre che possono dar fastidio alla Pistoiese, ecco, nel senso noi, la Pietrasanta, la Pro Livorno e la Massese, ecco, poi metterei un gradino soprattutto la Pistoiese, ecco, nel senso, però insomma io penso che il campionato si possa, è sempre aperto per stabilire i valori grosso modo, però insomma alla 10ª partita d'andata penso che siano queste le squadre. Quindi ha sentito mister Agostiniani, è vero, siete un gradino sopra? Vai, questo non lo so. Io non spero che sia la fine. Mister, no, gli scongiuri si possono fare gli scongiuri, tanto non vediamo niente. No, vabbè, io penso, noi abbiamo trovato la Massese, la Pro Livorno e Pietrasanta, le abbiamo incontrate tutte e tre. Sinceramente devo dire che a Massa abbiamo vinto bene, però la reputo la Massese una squadra forte in grado di rimontare la classifica. Ho visto molto bene la Pro Livorno con il primo tempo, anche se poi nel secondo tempo effettivamente abbiamo fatto un buon lavoro, abbiamo vinto 3-0, ma loro effettivamente il primo tempo giocarono molto bene e sinceramente ho visto anche un ottimo Pietrasanta, perlomeno contro di noi, ma so anche contro il Pisa, con altre squadre poi in casa ha sempre vinto, quindi io penso che il campionato non si decide né domenica né quella dopo, secondo me i campionati si decidono quando si scolletta l'anno, dico io, cioè nel senso quando arriva poi febbraio e marzo che sono momenti decisivi, l'importante è rimanere lì, cercare di fare più punti possibile, ma insomma sicuramente domenica non sarà una partita decisiva, ma credo anche che tutte queste cinque squadre abbiano possibilità, chiaro io sono andato della Pistoiese, spero nella Pistoiese evidentemente, però domenica ora ci manca di vedere il Pisa e poi insomma ecco, le altre tre l'ho visto, sono sicuramente tre ottime squadre. Una domanda, ora siamo verso la fine, poi vi liberiamo. Per entrambi i mister, il Pisa Sporting Club può utilizzare e usufruire della forza là in avanti di Rigucci, arrivato a 8 reti, insieme a Stefanelli, che della Pistoiese è capocannoniere, insieme a Rigucci, capocannoniere entrambi del girone. Che forza e che cosa riescono a dare questi giocatori alla fase finale del gioco di entrambe le squadre? Ah, io? Sì, prego. Io penso che sia Rigucci che Stefanelli sono due giocatori importanti, ma nell'uno e l'altro è la Pistoiese e il Pisa, penso che abbiano organici importanti, perciò come ha detto il mister Agostiniani stiamo facendo bene tutti e due, nel senso gli organici sono di primo ordine, però insomma la Pistoiese non è Stefanelli e il Pisa non è Rigucci, ecco, ci sono altre individualità molto importanti. Mister Agostiniani? Sì, no, io penso che chiaramente sono i nostri due terminali offensivi, fra l'altro si somigliano anche come caratteristica proprio di gioco, entrambi forti di testa, cioè, però è chiaro, cioè, la squadra è chiaro che lavora un po' per loro, però come detto il mister, insomma, dire, a monte penso ci sia un valore di squadra, sia la nostra che la loro, importante, quindi se poi riescono a finalizzare è perché comunque la squadra riesce a costruire tante occasioni da gol, quindi è chiaro sono i nostri terminali offensivi e ci aspettiamo grandi cose, ma come noi abbiamo Balestre, abbiamo Lisi, abbiamo due giovani importanti, Fede e Marrani del 91, così loro hanno Brega che l'anno scorso è stato capocannoniere del girone, hanno Costantino, hanno Tamberi che sono un giocatore molto bravo, quindi sono due squadre che hanno davanti giocatori importanti, quindi non credo che si dipenda da un giocatore, è chiaro. Sia che per noi e per loro comunque sono due terminali offensivi importanti. Mister Lazzarini, andate a Pistoia per vincere quindi? Andiamo a Pistoia per fare una
trasferta. Nelle ultime 4 trasferte abbiamo fatto 4 vittorie, perciò nel senso per noi adesso come adesso, tra virgolette, è più facile giocare fuori casa che in casa, perché insomma l'assenza di Malvente e di Gori, quelli che due giocatori che ci davano qualità in casa, un po' ne risentiamo. Penso che in trasferta questa squadra qui ha dato il meglio di sé, ecco, speriamo che domenica a Pistoia si continui su questa strada qui, ecco. Quindi mister Agostiani dovete stare molto attenti a Nera Azzurri. Ma noi lo sappiamo, lo sappiamo che dovevamo stare molto attenti, chiaro, poi la domenica si gioca sempre per vincere, io dico sempre, l'importante è quello, sia in casa che fuori casa, cercare di sempre fare 3 punti, poi è il campo che ti dice se una volta ci si deve accontentare o se si trova un avversario più bravo. Noi a Pistoia Santa, secondo me, in quella domenica lì, anche se poi nel finale potevamo pareggiare, abbiamo trovato un avversario che è stato molto bravo, quindi alla fine poi dico sempre ci gioca il 2, quindi è chiaro che ci gioca per vincere, poi sarà la partita che ci dirà se siamo stati bravi noi o loro. Io siccome ho visto giocare il Pisa e loro probabilmente sicuramente hanno visto giocare noi, sicuramente sono due squadre che fanno calcio e quindi mi aspetto sicuramente una partita importante e vi dico anche, spero anche che ci sia gran pubblico, perché insomma noi abbiamo fatto 10 partite fuori casa praticamente, quindi domenica insomma mi immagino che, ecco, che ci sia anche un po' di gente, quindi dovrebbe essere divertente per tutti la partita. Noi lo speriamo sicuramente, quindi salutatevi, stringetevi virtualmente la mano e noi vi salutiamo. E bocca al lupo a domenica, a domenica mister.